Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma la sintesi che è stata fatta col servizio che ha aperto questo blocco è, direi, è perfetta. È un anno pericoloso, è un anno pieno di inquietudini, è un anno aperto da una manovra che, diciamo, se è una manovretta, è stato detto, e la maggior parte dei fondi sono impegnati per tamponare i costi delle bollette dell'energia, che poi a primavera si riproporrà, un problema simile dovrà essere rifinanziato eventualmente quel provvedimento. Il resto è una manovra che cambia la vita a chi sta in basso, molto in basso, con la questione del reddito di cittadinanza e soprattutto poi per il lavoro dipendente, che viene sostanzialmente ignorato nella sua condizione di indigenza, perché sono 22 anni che il reddito dei lavoratori dipendenti è fermo, e questa manovra sancisce ulteriormente questa situazione. Regala qualcosa a chi sta in alto, regala agli inquinatori dell'Ilva, regala un pochettino alle fasce alte delle partite IVA, quelle sopra i 65.000 euro, fino agli 80, che ne hanno un bel vantaggio. In mezzo non cambia la vita, la lascia difficile, la vita agra che hanno un po' tutti, e soprattutto non si misura con quelle che possono essere le incognite del sì. 2023, non nascondiamocelo, viviamo anni cerniera tra epoche diverse, viviamo un periodo nel quale la globalizzazione che abbiamo conosciuto finisce, viene mandata in stallo, e si apre una fase molto diversa nella quale l'Europa non ha una linea precisa, quella che era stata la scommessa dell'Europa di riuscire a far blocco in qualche modo con la sua costa orientale è finita. Il dollaro, con la sua relativa forza, ci costringe a politiche restrittive e alimenta l'inflazione. Allora, siamo dentro a questa sì. situazione di cui nessun governante italiano dice nulla, no? Aspetta, la Meloni si rifugia nel discorso sulla riforma costituzionale, ma perché quello è un terreno facile. Allora, il progetto che da sempre, dal Movimento Sociale sì. in poi, dal Mirante in poi, questa destra ha sempre aspetti, avuto, professor Reveglia, aspetti, abbiamo messo tanti, tanti elementi, no? Davvero non so se non mi sente forse, professor Reveglia, abbiamo messo, dico, tante elementi, ha messo oltre a quelli.